Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Siamo arrivati alla quarta domenica di Pasqua, domenica che la Chiesa vuole vivere come giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. È Dio che chiama, è Dio che guida la sua Chiesa attraverso tanti pastori, è Dio che si fa sentire nel cuore di ognuno di noi e noi dobbiamo essere attenti alla sua voce. Fermiamoci all'inizio di questa Eucaristia a domandare perdono al Signore per le volte che noi siamo stati un po' disattenti, che non abbiamo ascoltato la sua voce, per le volte che siamo stati un po' indisciplinati e davamo tutto per scontato. Riconosciamo così con umiltà i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Pace in terra agli uomini di buona volontà, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che nel tuo Figlio ci hai riaperto la porta della salvezza, infondi in noi la sapienza dello Spirito, perché fra le insidie del mondo sappiamo riconoscere la voce di Cristo buon pastore che ci dona l'abbondanza della vita. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste, Pietro con gli undici si alzò in piedi e a voce alta parlò così: «Sappia con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso». All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?» E Pietro disse loro: «Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi, infatti, è la promessa, e per i vostri figli, e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro». Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: «Salvatevi da questa generazione perversa». Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Parola di Dio. Pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore davanti a me, tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio.
A questo infatti siete stati chiamati, perché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca. Insultato non rispondeva con insulti, maltrattato non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle vostre anime. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse: in verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. L'Evangelista Giovanni usa tante immagini per parlarci di Gesù. E qui è Gesù stesso che presenta se stesso come il pastore, i discepoli il gregge, la Chiesa come l'ovile. Il tema del pastore lo troviamo presente un po' in tutto l'arco della salvezza nella storia biblica. Infatti,
Abramo era un pastore, anche Mosè per un certo tempo ha fatto il pastore. Davide, quando viene chiamato per essere unto re dal profeta Samuele, era al pascolo delle pecore di suo padre Jesse. I profeti hanno parlato di Dio come colui che pasce il suo gregge. I profeti sono stati anche coloro che hanno ammonito il popolo di Israele di fronte ai pastori malvagi. Si scagliano contro i negligenti, dicendo loro pascolano se stessi e non si preoccupano del loro gregge. Qui ci troviamo di fronte a Gesù che presenta se stesso come il buon pastore, come colui che si accorge delle pecore. E qui viene presentato anche con i tratti della tenerezza. Si accorge che quelle pecore erano come senza pastore. Cioè fa riferimento chiarissimo ai suoi concittadini che erano un po' abbandonati a se stessi, erano sfruttati dai romani, ma anche non erano difesi dai loro capi. Ecco, Gesù si presenta come il buon pastore, come colui che ha cura delle pecore. Nella sua vita lo ha fatto in un modo molto semplice, radunando quei dodici, istruendoli, stando con loro. E dopo la risurrezione più volte si è presentato loro per rassicurarli. Ecco, tutto questo deve farci pensare. Lo stesso Gesù affida la Chiesa a Pietro, dicendogli «Pasci le mie pecore». Vedete, è un tema che ritorna sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. E noi oggi dobbiamo essere attenti, cioè la Chiesa ha bisogno di pastori, ha bisogno di vocazioni. Ecco la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni che vogliamo celebrare in questa domenica. La parola vocazione vuol dire semplicemente chiamata. È Dio che si esprime con una varietà di chiamate. È Lui per primo che ci cerca. Varie chiamate. Pensiamo alla chiamata all'esistenza, alla vita. Non l'abbiamo chiesto noi. È certamente la chiamata più radicale. Non solo, siamo stati chiamati anche alla fede. E questa nostra fede, questa nostra risposta a Dio, siamo chiamati anche ad accompagnarla con i sacramenti. Il battesimo ci ha fatti entrare nella Chiesa. L'Eucaristia vuole essere il nostro alimento base attraverso la parola, attraverso il pane spezzato e condiviso. La Cresima ci ha fatti diventare cristiani adulti, cioè capaci di impegno, capaci di testimonianza nella Chiesa e nel mondo. Ma non solo, siamo stati chiamati soprattutto all'impegno. Cioè, dobbiamo sentirci responsabili gli uni degli altri. Però non tutti siamo stati chiamati allo stesso modo nel nostro impegno. È Dio che ci ha scelti, è Dio che ha infuso in noi tutta una serie di carismi, di doni particolari, le abilità personali. E tutto questo perché noi potessimo realizzare qualche cosa di buono. A qualcuno il Signore chiede di prolungare nella Chiesa il suo compito di pastore. E allora pensiamo ai sacerdoti, ai diaconi, ai religiosi e alle religiose, a coloro che vanno in missione, a coloro che si danno da fare nelle varie forme di associazionismo. Ecco, si tratta allora di riflettere bene su noi stessi, sui doni che abbiamo ricevuto, e lo dobbiamo fare nel confronto con dei veri educatori,
persone che ci conducono a capire che cosa il Signore si aspetta da noi. E questo perché noi dobbiamo trovare la nostra strada, dobbiamo trovare in essa la nostra felicità. Oggi abbiamo bisogno di sacerdoti, abbiamo bisogno di diaconi, abbiamo bisogno di religiosi e religiose di vita attiva e di vita contemplativa, c'è bisogno di catechisti, c'è bisogno di animatori, però non basta. C'è bisogno di famiglie cristiane, di genitori cristiani. Ecco, vocazioni diverse, che vanno messe insieme. Non ce n'è una più importante dell'altra. Ognuno di noi deve rispondere a dovere alla chiamata di Dio. E teniamo però presente che non siamo noi a scegliere Dio, ma è Dio che ha scelto noi. Nella vita noi tutti abbiamo i nostri percorsi, ma qualcuno dice che l'età fondamentale dei ragazzi e dei giovani, l'età dell'adolescenza, è il luogo dove si imposta la propria vita. Secondo qualcuno tutto dipende da due o tre sì detti tra i 16 e i 20 anni. E allora è importante che ci chiediamo, ma noi oggi come viviamo la nostra missione personale? Come noi viviamo la chiamata all'esistenza e alla fede? Non siamo stati chiamati a vivacchiare. E nemmeno dal punto di vista cristiano tutto va bene. Chiediamoci anche, per tanti di voi che vivete la vita matrimoniale, la vita familiare, come viviamo la chiamata alla famiglia, agli affetti, al dono reciproco? Tutti chiediamoci anche come viviamo il nostro impegno, la nostra chiamata al servizio verso i fratelli. O se vogliamo ancora, come viviamo la chiamata alla carità nella Chiesa, nella vita parrocchiale, nei paesi, nelle città, nei nostri quartieri. In una parola, credo proprio che dobbiamo in questa domenica chiedere proprio al Signore che ci dia la forza di rispondergli, di rispondere ai suoi appelli, ma che si dia anche la grazia di essere coerenti. Di questo noi tutti ne abbiamo veramente bisogno. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Il Signore risorto è il buon pastore che ci raccoglie nella sua Chiesa. Solo in Lui possiamo trovare pace e gioia. Confidando nel suo amore, preghiamo il nostro Padre Celeste e diciamo: santifica la tua Chiesa, Signore. Santifica la tua Chiesa, Signore. O buon pastore, sostieni con la tua grazia Papa Francesco, il nostro Vescovo Piero e tutti i presbiteri. Manifestino nel loro ministero la tua stessa sollecitudine verso il gregge loro affidato. Preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Signore, porta delle pecore. Le famiglie cristiane sappiano vivere la loro missione ad essere Chiesa domestica, chiamata ad accogliere e custodire ogni vita nel suo crescere, svilupparsi e donarsi. Preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Signore della vita, ti affidiamo tutti i giovani. Il tuo sguardo di amore posato su di loro dona il coraggio di cercare la propria vocazione e far sbocciare la decisione di essere preti, sposi, religiosi e laici santi a servizio dei fratelli. Preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Sorgente di misericordia, rivela i segreti del tuo cuore agli educatori e alle guide spirituali che accompagnano i giovani a una risposta libera e generosa al tuo amore che chiama. Preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Pastore eterno, guarda gli ammalati e alle loro famiglie, a chi si prende cura di loro e a quanti attendono con trepidazione la ripresa delle ordinarie attività lavorative. Ravviva in tutti la speranza. Preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Signore, la tua parola risuona in modo inconfondibile nei nostri cuori, ci conosce e nutre la nostra vita. Fa che la accogliamo pienamente per essere davvero testimoni della tua risurrezione. Preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Signore della vita che non muore, abbiano vita in abbondanza presso di te tutti i nostri defunti, in particolare quelli che sono morti in questo tempo di epidemia. Preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. O Padre, che in Cristo ci hai offerto il modello del vero pastore, pronto a dare la vita per le sue pecorelle, fa che ascoltiamo la sua voce per seguirlo con docilità nel cammino che ci porta all'ingresso del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Preghiamo insieme perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora è gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la Santa Chiesa. O Dio, che in questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro Avvocato. Sacrificato sulla croce, più non muore e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con una preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con una preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti,
Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Piero, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ascolta la preghiera di questa famiglia, ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Amen. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo. Amen. Ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Signore e formati al suo insegnamento, insieme cantiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni,
e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Coloro che non possono fare la comunione possono così viverla a livello spirituale in questo momento. Ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro e ti offro il pentimento del mio cuore contrito, che si abissa nel suo nulla e nella tua santa presenza.
Ti adoro nel sacramento del tuo amore. Desidero riceverti nella povera dimora che ti offre il mio cuore. In attesa della felicità della comunione sacramentale, voglio possederti in spirito. Vieni a me, o mio Gesù, che io venga da te. Possa il tuo amore infiammare tutto il mio essere per la vita e per la morte. Credo in te, spero in te, ti amo. Preghiamo. Custodisci benigno, Dio nostro Padre, il gregge che hai redento con il sangue prezioso del tuo Figlio, e guidalo ai pascoli eterni del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Invochiamo ancora da Dio il dono della salute. Dio onnipotente ed eterno, dal quale tutto l'universo riceve l'energia, l'esistenza e la vita, noi veniamo a te per invocare la tua misericordia. Puoi
poiché oggi sperimentiamo ancora la fragilità della condizione umana nell'esperienza di una nuova epidemia virale. Noi crediamo che sei tu a guidare il corso della storia dell'uomo e che il tuo amore può cambiare in meglio il nostro destino, qualunque sia la nostra umana condizione. Per questo affidiamo a te gli ammalati e le loro famiglie. Per il mistero pasquale del tuo Figlio, dona salvezza e sollievo al loro corpo e al loro spirito. Aiuta ciascun membro della società a svolgere il proprio compito, rafforzando lo spirito di reciproca solidarietà. Sostieni i medici e gli operatori sanitari, gli educatori e gli operatori sociali nel compimento del loro servizio. Tu che sei conforto nella fatica e sostegno nella debolezza, per l'intercessione della Beata Vergine Maria e di tutti i santi, medici e guaritori, allontana da noi ogni male. Liberaci dall'epidemia che ci sta colpendo, affinché possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni e lodarti e ringraziarti con un cuore rinnovato. In te noi confidiamo e a te innalziamo la nostra supplica. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. La messa è finita. Andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. E buona domenica a tutti voi. Grazie. Regina sei.